Ciao a tutti i miei piccoli amici e bentornati sul mio canale. È da molto tempo che non mi faccio vedere e oggi ho in serbo una grandissima sorpresa per voi. La maggior parte delle storie che leggo parlano del nostro amico lupo. Ho portato con me... Lupo! Vi piace la sorpresa? Ciao lupo! Vuoi dire qualcosa ai tuoi nuovi amici? Ben trovati sul canale di Cariolino! Bentornati! Ne sentirete delle belle! Sapete, ci sono un bel po' di storie che ancora non conoscete. Questa di oggi soprattutto parla del mio amore per gli alberi. Il lupo che amava gli alberi! C'era una volta un lupo che amava gli alberi, conosceva tutti gli arbusti della foresta e li salutava sempre quando passeggiava. Più di tutto, amava stendersi e guardare le loro foglie cambiare colore a ogni stagione. Il suo nome era Lupo. Un bel mattino, Lupo era nella foresta in cerca di more. Superato un cespuglio, si fermò di colpo. Proprio davanti a lui c'era una grossa buca. Perplesso, Lupo riprese a camminare e... Badabum! Cadde dentro a una seconda buca. Ma che succede qui? Borbottò alzandosi. Che fine hanno fatto gli alberi? Fu allora che vide non una, ma ben 20 buche nel terreno e tutto intorno rami spezzati e foglie schiacciate. Gli alberi erano stati sradicati. La foresta era distrutta. Lupo si sedette su un tronco spezzato. Si sentiva molto triste e anche arrabbiato. Chi poteva aver fatto tutto ciò? E perché? Sulla strada del ritorno, Lupo si fermò dagli orsi. Facevano giardinaggio nell'orto. «Qualcuno ha sradicato gli alberi della foresta!» esclamò Lupo. «Non sarete mica stati voi?» «Ma certo che no!» si irritò Papà Orso. «Gli alberi fanno da casa agli uccelli, agli insetti e ai funghi. La foresta trattiene l'acqua e ci rinfresca quando fa caldo!» continuò Mamma Orso. «Gli alberi, il verde, che bello!» concluse il piccolo orso. Più avanti Lupo incontrò un gruppo di castori. «Sradicate gli alberi?» si stupì il capo cantiere. «Noi rispettiamo la foresta, signore. Usiamo soltanto gli alberi piantati da noi. Tutti sanno che gli alberi sono preziosi!» aggiunse un operaio. «È grazie a loro che respiriamo meglio!» «Eppure qualcuno si sta rubando la foresta!» sbuffò Lupo sospettoso. «E io scoprirò chi è!» Sulla riva del fiume, Lupa e la signorina Yeti facevano tranquillamente il bagno. Lupo si avvicinò ed esclamò. «Qualcuno sradica gli alberi della foresta! Non sarai mica tu, Titi? Un attacco di rabbia, forse?» «Tu vieni qui ad accusare!» si arrabbiò Lupa. «Ma che cosa fai tu per gli alberi, a parte ammirarli?» Lupo abbassò la testa umiliato. La sua amica aveva ragione, ma stavolta avrebbe fatto qualcosa. Al calar della notte, Lupo si sistemò nella radura, ben deciso a far luce su questo mistero. Avrebbe sorvegliato la foresta. Neanche a dirlo, si addormentò. Fu svegliato da piccole voci. «Folletti?» borbottò Lupo. «Forse sto sognando!» Sentendolo, il gruppo si sparpagliò nell'erba spaventato. «Tornate qui!» gridò il capo dei folletti. «Questo lupo può salvare la foresta!» «Voi sapete chi è che sradica gli alberi?» esclamò Lupo. «Seguici e vedrai!» I folletti portarono Lupo in fondo alla foresta. Lì,
Nascosta dietro un grande pino c'era un'orribile macchina che afferrava e sradicava gli alberi senza pietà. Folle di rabbia, Lupo si fece avanti per fermare quel massacro. Ma l'enorme pinza lo afferrò e lo portò via attraverso il bosco. La macchina si fermò vicino a un camioncino. Il tetto si aprì e boom! Lupo fu lasciato cadere al suo interno. Era stato fatto prigioniero. Nel mezzo della notte, la porta del camioncino si aprì e un brutto ceffo si avvicinò alla gabbia. «Che cosa credevi di fare?» ringhiò. «Fermarmi? Non hai alcun diritto di toccare gli alberi!» esplose Lupo. «Gli alberi sono esseri viventi! Sono...» «Sono ricchi di linfa fresca!» sghignazzò il grosso chef Lupo mettendosi ai fornelli. «Ci aggiungo un po' di zucchero, un po' di colorante, scaldo e ottengo un delizioso zucchero fogliato! Grazie alla tua foresta ne venderò tonnellate!» Al mattino il grosso chef Lupo aprì il suo camioncino e si mise a gridare. «Udite, udite, abitanti della foresta! Venite a provare il mio zucchero fogliato! Prezzi bassi, gusto eccezionale!» I curiosi accorsero in un attimo. Tutti volevano lo zucchero fogliato. Sconvolto, Lupo scosse le sbarre della gabbia. L'intera foresta era in pericolo. Doveva avvisare gli altri. «Fa piano!» sussurrò una piccola voce. «Ecco la chiave! Corri! Contiamo su di te!» Lupo strisciò fuori dal camioncino e sparì nel fogliame. Dopo aver svegliato i suoi amici, spiegò loro la situazione. Quando ebbe finito, la signorina Yeti esclamò. «Io lo assaggio volentieri, un po' di zucchero fogliato!» «Ma non hai capito un bel niente!» la rimproverò Lupo. «Ti piacerebbe se il tuo Himalaya diventasse una fabbrica di zucchero fogliato? Non ci avevo pensato!» si scusò la Yeti. «Bisogna mandare via questo lupo malvagio dalla nostra foresta!» «Esatto!» disse Lupo. «Ed ecco il mio piano!» In un tempo ancora più breve di quello che occorrerebbe per mandar giù una porzione di zucchero fogliato, la signorina Yeti fu travestita da mostro della foresta. Lupo Bianco realizzò una maschera terrificante. Luigione preparò una tintura verde brillante. Josué dipinse Titì e Lupa le mise il suo smalto. «Attenzione a non uscire dai bordi!» la avvertì Titì. «Odio lo smalto messo male!» Per finire, Alfredo colse un enorme mazzo di ortiche. «Ora tocca a te, Titi!» disse Lupo soddisfatto. «Sì, più spaventosa che mai!» Seguita a distanza dai suoi amici, la Yeti fece irruzione nei pressi del camioncino. Il grosso chef Lupo stava contando i suoi soldi. La signorina Yeti gli si avvicinò e urlò a pieni polmoni. «Sono il mostro della foresta! Hai fatto del male ai miei alberi? Ora sarai tu a pagare!» In quello stesso istante, gli alberi della foresta scossero i loro rami, facendo un rumore spaventoso. Il grosso chef Lupo si alzò tremando tutto. «Vergogna!» ruggì la signorina Yeti. «Se rimetterai i piedi nella mia foresta, ti ridurrò in polpette di lupo avariato!» Quel lupo spaventoso scappò via terrorizzato e non lo rividero mai più. Per festeggiare la vittoria, i lupi organizzarono un bel banchetto. Al momento del dolce, il folletto fece tintinnare il suo bicchiere. «Grazie, amici miei! La foresta è salva per merito vostro! Per ricordarci di questo giorno, ecco qui un seme! Piantalo, lupo, e vedrai che albero magnifico ne crescerà!» Un seme oggi per un pianeta più felice domani. Un seme oggi per un pianeta più felice domani.
Fine. Un bacio, alla prossima, cariolina.